Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, benvenuti ascoltatori di Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di questa nostra carissima radio. Siamo all'interno della settimana santa, oggi è martedì santo, come tutti sapete, è questa in assoluto la settimana, come dice il nome stesso, più santa dell'anno, il tempo più propizio e opportuno per una grande vicinanza con il Signore, una grande attenzione e dedizione in questi giorni alla preghiera, una grandissima cura, mi raccomando, ecco, del silenzio e soprattutto chi può, lo raccomando ogni anno, la partecipazione agli stupendi riti della Settimana Santa, che sono ragazzi davvero meravigliosi, ecco, ci consentono di vivere, di toccare con mano nella liturgia i frutti del mistero dei misteri della nostra redenzione. Sono delle cerimonie bellissime, sia quelle liturgiche sia quelle legate a momenti devozionali. Ecco, io vorrei, prima di parlare del tema di oggi, che penso lo sappiate, l'ho annunciato martedì scorso, sempre all'interno del contesto del ciclo di catechesi che stiamo facendo, che è dedicata alla preghiera cristiana, e volevo proporre oggi, ecco, una perla, un gioiello molto utile che io stesso sto pregando e sto ripregando in questa settimana, che è il libretto aureo delle 24 ore della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo della serva di Dio Luisa Piccarreta. È, come potete immaginare, insomma, un'opera, fermo restando il giudizio che dovrà darne definitivo la Chiesa durante il processo di canonizzazione che è in corso di questa santa anima, è un libretto divinamente ispirato che ci conduce proprio per mano a ripercorrere appunto le ultime 24 ore della vita terrena di Gesù, che vanno dalle 17 del giovedì santo fino appunto alle 17 esclusa del venerdì santo, quindi dai momenti, insomma, dal momento del congedo di Gesù dalla Madonna, così inizia l'opera, fino a quello della sua sepoltura. E portandoci, lo vedremo adesso poi, voglio prima parlare un po' dei riti della Settimana Santa, e dentro, ecco, questo mistero, non soltanto in maniera, come dire, conoscitiva e neanche soltanto contemplativa, ecco, ma trasformando la meditazione sulla passione in un momento di preghiera intima, in un momento di ringraziamento verso Gesù e di riparazione, ecco, e di espressione, ecco, di amore e gratitudine verso nostro Signore per tutto quello che ha fatto per noi, che è veramente tanto, troppo, ecco. E in questi giorni ho avuto modo di partecipare, anche se in circostanze un po' drammatiche, ad una celebrazione presieduta dal mio vescovo, vescovo di Latina, che commentando il brano che abbiamo sentito durante la messa di ieri, no? Con unzione di Betania, questa donna che rompe un vasetto di nardo profumato e prezioso dal valore di 300 denari, dicevo anch'io durante la messa di ieri, 300 denari sono l'equivalente di 15.000 euro, 30 milioni. E si prende gli imbrotti di Giuda, che dice: ma cos'è questo spreco? Ecco, e il vescovo diceva: spreco, ma Gesù ha versato fino all'ultima goccia di sangue, altro che spreco, ha scialato, ecco, capite il senso in cui si dice questa cosa, ha scialato vita divina, ecco, con l'ultimo colpo di lancia sul cuore, quel po' di sangue che gli era rimasto concentrato nella zona cardiaca a causa della morte per l'infarto che ha avuto. Ecco, questa sera farò vedere un bellissimo documentario ai miei fedeli, uno dei film più belli che ho visto, sinceramente, sulla Sacra Sindone, che fanno vedere proprio tutto. È un altro modo per rendersi meglio conto di quello che Gesù ha sofferto per noi. Altro che scialo di 15, di 30 milioni di vecchie lire, cioè, ci sarebbero voluti 300 mila miliardi da dare per nostro Signore, sarebbero sempre troppo pochi. Cioè, capito, una goccia del sangue di Gesù sarebbe bastata, no? Ora, i riti di questi giorni sono bellissimi.
E volevo prima brevemente introdurli, quindi dividere un po' la catechesi di oggi in queste due aree, no? Quindi i riti della settimana santa e le 24 ore della Passione. Si comincia in alcune diocesi come nella mia da domani sera, ecco, in altre come per esempio a Roma, compresa quindi la liturgia vaticana del Santo Padre, giovedì mattina. Con la messa crismale, una messa bellissima, è la festa dei sacerdoti. Sapete che in questa messa vengono dal vescovo benedetti e consacrati gli oli che si usano nell'amministrazione di tutti i sacramenti che richiedono l'uso di oli sacri. Quindi l'olio dei catecumeni che si usa nel battesimo, l'olio degli infermi che si usa nel sacramento dell'unzione degli infermi e poi il sacro crisma, sacramento, olio importantissimo che si usa nei sacramenti che non si possono ripetere, battesimo, cresima e ordine sacro, cioè ordinazione sacerdotale dal secondo grado dell'ordine sacro in poi. E il crisma si usa anche nella consacrazione delle chiese e degli altari. Quindi in questa messa i sacerdoti rinnovano le loro promesse sacerdotali. Quindi e vedete, il Giovedì Santo, gli eventi grandi che Gesù ha fatto nell'ultima cena sono state l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio contestualmente, no? Allora, nella messa crismale l'accento è posto più sull'istituzione del sacerdozio. I sacerdoti durante quella messa davanti al loro vescovo rinnovano solennemente le loro promesse sacerdotali, un momento molto bello. Ricordate sempre che la prima promessa che fa un sacerdote, io lo dico sempre alle persone, è di pregare per i propri fedeli e per tutta la Chiesa. La preghiera sacerdotale è una preghiera importantissima. I sacerdoti devono pregare tanto sia per la santificazione propria, perché se un sacerdote non prega non è veicolo di Dio, ma anche per la santificazione altrui, perché la preghiera di un sacerdote, non per niente, il sacerdote è obbligato a pregare con la preghiera ufficiale della Chiesa. Di cui abbiamo parlato durante questo ciclo di catechesi, che è appunto la liturgia delle ore, il cosiddetto breviario, per la santificazione degli altri. Guai a un prete che non prega e che non prega in questo modo. La prima cosa che promette e che rinnova è questa. Quindi alla messa crismale si festeggiano i sacerdoti che poi useranno quegli oli loro per amministrare i sacramenti. D'accordo, alcuni sono riservati certamente al vescovo, come la cresima e l'ordinazione sacerdotale e diaconale e anche episcopale, perché i vescovi sono ordinati da tre vescovi concelebranti. È la festa dei sacerdoti. Ecco, io non voglio fare adesso Cicero pro domo suo, quindi fare una arringa in favore del sacerdozio in quanto sacerdote. Ecco, ma voglio esortare, ecco, tutti gli ascoltatori ad avere una stima grande del sacerdozio cattolico in quanto tale e anche loro a pregare tanto per i sacerdoti. Guardate, io anche ultimamente ho scritto anche degli articoli sul blog, sulle cose, io mi sto nauseando e disgustando, e l'ho detto anche domenica scorsa, adesso che siamo su uno strumento di comunicazione. Gli strumenti di comunicazione sociale sono di per sé stessi una cosa neutra, come tutte quante, possono essere apportatori di tanto bene ma anche di tanto male, a seconda di come uno li adopera. Io vedo, specialmente nei social network, una leggerezza, una superficialità nel parlare e nello sparlare male anche di sacerdoti, vescovi, del Papa, che è assolutamente inammissibile. Non si può e non si deve, chiunque sia il prete, chiunque sia il vescovo, a maggior ragione chiunque sia il papa. Noi dobbiamo essere capaci, come faceva San Francesco di Assisi, di distinguere e di discernere e di fare la differenza. Cioè, il sacerdote, in quanto sacerdote, non si tocca, non si può e non si deve giudicare. I sacerdoti li giudica solo nostro Signore Gesù Cristo e, nel caso di sacerdoti diocesani, il proprio superiore diretto, che è il vescovo diocesano, a cui un sacerdote deve obbedienza, e il Papa, ovviamente. E basta! Capite?
Capito? Il resto no, non si parla, neanche se l'ha fatta grossa quanto una casa. Meno che mai sui social network, andando a mettere al pubblico ludibrio la figura di un sacerdote. Non fa niente che quel sacerdote magari abbia fatto delle cose che non fanno bene, che non funzionano. Io vi sfido, io non ho mai fatto un nome e un cognome. Mai, anche quando ho dovuto genericamente lamentare talora un'apparente inadeguatezza di qualche ministro, io non faccio nomi e cognomi. E dico queste cose sempre con estremo dolore, perché se tu attacchi un sacerdote, uno solo, attacchi il sacerdozio. Capite? Se c'è qualcosa che non va, comincia a pregare. E tanto. Tutti si lamentano dei parroci. Io vorrei dare la risposta che dava il santo curato d'Ars. Quando qualcuno si lamentava del parroco, diceva: quanti rosari hai fatto per il tuo parroco? Quanti digiuni hai fatto perché il tuo parroco sia santo? Manco uno? Bene, prima parli e poi eventualmente vieni a lamentare con me in confessionale, però, non in pubblico. Però prima prega e fai digiuni, dopo ti viene a lamentare. Capite? Non è tollerabile una cosa di questo genere. Non è cattolica. Dice: ma come? Ma quel vescovo l'ha sparata grossa davanti a una casa, è andata contro la dottrina. Prega, prega. Chi lo giudica? Un vescovo, il Padre Eterno e il Papa che ce l'ha nominato. Chi lo giudica? Il Papa? Solo il Padre Eterno, ragazzi, solo il Padre Eterno. Noi siamo tenuti a pregare tutti i giorni per il Papa e per il proprio vescovo e per il proprio parroco pure, anche se fa niente, e basta. Basta. D'accordo? Basta. Se vediamo qualche cosa che oggettivamente non funziona, di grave, io questo l'ho sempre detto, previo consiglio con il padre spirituale o con il confessore, eventualmente se ne parla in camera caritatis con il diretto interessato, si va dal proprio parroco e si dice: con umiltà e con dolcezza. Tutti stanno sempre a citare San Tommaso d'Aquino a Vanvera. Che San Tommaso d'Aquino è vero che scrive che si possono riprendere i propri superiori, ma con umiltà e con dolcezza e in privato, non facendo le chiacchiere in pubblico. Se si tratta di un fatto oggettivo, se è una cosa grave e tu vedi che il sacerdote non ti ascolta, non si converte con le tue preghiere e non si corregge, si va dal vescovo e sempre con sofferenza e con tanta carità si segnala il caso di quel sacerdote che rimane segreto. Spetterà al vescovo di prendere provvedimenti, se è il caso, fatte le opportune indagini su quel sacerdote e chiudere la questione. Basta! Se un vescovo fosse indegno, d'accordo? Stessa procedura, d'accordo? Ma non per chiacchiere di corridoio, capite? Stessa procedura. Congregazione competente, e come dire, a nome del Papa per i vescovi e la congregazione dei vescovi. Punto e basta. I vescovi sanno benissimo, come io che sono prete so benissimo, che stanno sotto dipendenza gerarchica diretta del proprio superiore, che se fanno qualche stupidaggine sono chiamati a renderne conto a lui. Punto. Il Papa chi rende conto? Oh, il Papa rende conto al Padre Eterno, d'accordo? Ecco, e basta. È per questo che dobbiamo pregare ancora di più, perché non c'è un superiore proprio diretto, che non è un fardello, è un aiuto, capite? Ecco. E basta. Certamente c'è il collegio dei cardinali che lo aiuta nell'esercizio del suo ministero, specialmente quelli preposti ai dicasteri, attraverso cui il Papa governa, e basta. Basti questo per quanto riguarda il Giovedì Santo. Oh, la prima parte del Giovedì Santo. La seconda parte è la messa in cena Domini, bellissima, quella è la festa dell'Eucaristia. Tant'è vero che termina con l'allestimento degli altari della Reposizione, un tempo, ecco, inappropriatamente chiamati sepolcri, anche se questo termine ancora è usato nella tradizione, non è un termine appropriato perché Gesù non è ancora morto. Si ripone lì perché comincia a quel punto il tempo della lunga veglia di preghiera che accompagna Gesù fino al momento della morte, che è poi la celebrazione del Venerdì Santo. Voi sapete che durante la messa in cena Domini c'è anche il rito della lavanda dei piedi, che è un rito, capite, connesso con l'Eucaristia a vari livelli.
Certamente indica anche una dimensione costitutiva e fondamentale della vita cristiana, capite? Noi siamo tutti quanti impressionati, ma il lavare i piedi vuol dire, come diceva San Francesco, farsi ultimi, cioè avere uno stile di vita improntato all'assoluto rispetto e all'assoluta carità. Cioè, se io mi metto a lavare i piedi a qualcuno, è quello che fa il parroco con i fedeli, il vescovo con gli altri, o il papa con chi va, non so dove va quest'anno, non ho avuto modo di informarmi. Poi Gesù ha detto anche voi dovete farlo gli uni con gli altri. Cioè, ma mettersi sotto i piedi, capite, significa avere uno stile improntato alla carità assoluta. Ho detto recentemente, non mi ricordo in che tipo di uscita, perché ne faccio talmente tanti, forse addirittura nell'omelia di ieri sera, non lo so. Cioè, c'è uno stile nostro, cristiano, capite? Che è l'amore. L'amore presuppone il rispetto nei confronti del prossimo. Noi non possiamo trattarci a insulti, a sbranarci, tipo i talk show televisivi. Io sulle mie, questo perché lo sappiate, sui miei profili dei social network non permetto che si facciano poi discussioni, cose, baraonde, che si mettano a litigare, che ha detto Don Leonardo, che c'ha ragione, c'ha torto. No, 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 non esiste proprio. Ma non perché io cioè io sono fallibilissimo, sono soggetto a tutte le critiche di questo mondo, ma non in quel modo e non in quello stile. Se c'è qualcosa che non va, tu mi fai una bella email e mi dici Don Leonardo, non ho capito il senso di quella cosa che hai detto, me lo puoi spiegare? Ma non scatenando insomma quel marasma che io sento non soltanto non essere appropriato al profilo di un sacerdote, d'accordo? Ma non essere proprio appropriato a un profilo di un cristiano in quanto tale, perché non è. Dice, ma queste sono le regole di Facebook. E chi le discute? Ma queste regole di Facebook, nella mia bacheca, le applichiamo in una maniera cristiana. Poi, se Zuckerberg mi fa chiudere il profilo Facebook, lo chiuderò. Vuol dire che non è più divina volontà che io, diciamo, abbia questa modalità di relazione con le persone che circolano sul web, capite? Ecco. Allora, la festa dell'Eucaristia, che è il dono dei doni, serve a farci apprezzare la Eucaristia in tutte le sue dimensioni, la messa anzitutto. La messa. Gesù anticipa il Venerdì Santo il giovedì sera. La comunione. E poi l'adorazione, il primo momento devozionale molto bello da vivere sono le veglie all'altare della deposizione. Io faccio 3 ore di veglia, dalle 9 a mezzanotte, lo vedremo. Molte chiese rimangono aperte fino a notte inoltrate. Io ogni tanto sono riuscito a fare qui, quando ancora non ero parroco, che poi il Venerdì Santo bisogna portare la comunione ai malati di buona mattina, e ci sono anche tante altre celebrazioni. Ecco, rimanere, sostare, riscoprire l'importanza di stare davanti a Gesù e Eucaristia. Nel Venerdì Santo c'è una celebrazione liturgica che è bellissima, ma a volte poco partecipata, che è l'adorazione della croce, l'azione liturgica dell'adorazione della croce e della celebrazione della passione. Che l'orario, diciamo, migliore per celebrare è proprio le 3 del pomeriggio. Quindi alle 3 del pomeriggio finisce il tempo di adorazione a Gesù, presente nell'Eucaristia nell'altare, e comincia questa bellissima, suggestiva e solenne celebrazione, divisa in 4 momenti: la liturgia della parola, con tutta l'altra lettura della Passione secondo San Giovanni, seguita dall'omelia, la preghiera universale, dove si prega per la Chiesa dinanzi alla morte di Gesù in croce, alla sua chiara volontà salvifica universale, prega per tutti, compresi i fratelli separati, compresi gli ebrei, compresi le persone delle altre religiose, compresi gli atei e i non credenti, perché tutti Gesù vuole coinvolgere nella sua morte salvifica. Dio vuole che tutti siano salvi. Il problema è che non tutti si vogliono far salvare e noi preghiamo, è una preghiera bellissima la preghiera universale del Venerdì Santo. Poi c'è il momento suggestivo, bellissimo dell'adorazione della croce, l'ostensione della croce e il bacio alla croce.
dove noi esprimiamo la nostra, il bacio a Gesù, adesso lo vedremo nelle ore della passione. Gesù vuole che noi lo ringraziamo, Gesù vuole che noi gli diciamo ti amo e ti ringrazio per quello che hai fatto per me. Ha sofferto indicibilmente Gesù per noi. Come si fa a non dirgli almeno grazie, capite? Almeno un ti amo, almeno dargli un bacio a quei piedi benedetti. Immaginate cos'è un piede traforato da un chiodo di 30 centimetri. Cioè, è una cosa assolutamente inimmaginabile, no? Ultimo momento, la distribuzione dell'Eucaristia, che è quella conservata dalla celebrazione del giorno precedente. Da quel momento in poi la chiesa rimane vuota, non c'è niente nel tabernacolo, e le statue sono tutte, se ci stanno almeno in quel giorno, velate, gli altari spogli, ecco, si vive con Gesù in lutto. Non si celebrano messe nel Venerdì Santo e nel Sabato Santo. Il motivo è molto semplice. Questa celebrazione sostituisce la messa. Perché? Perché fa comprendere che la messa è stata una sola, ragazzi. La messa è stata celebrata da Gesù il Venerdì Santo, mentre ha sofferto ed è morto in croce per noi, quando era lui stesso altare, vittima e sacerdote. Tutte le nostre... Questa messa è stata anticipata da lui personalmente, l'unica che ha celebrato nostro Signore, il Giovedì Santo, ed è poi attualizzata, cioè resa presente qui ed ora realmente. Quindi la messa è la ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce. Ecco perché quel giorno non si celebra, perché quel giorno stiamo ricordando l'unica vera messa da cui tutte le altre prendono forma e vita, capite? Che è il Calvario. Il venerdì sera, come sapete, è tradizione, il Papa lo fa sempre al Colosseo, luogo non per nulla significativo, di riproporre un altro esercizio devozionale molto importante, di origine francescana. San Francesco era devotissimo e un grande San Francescano, mio omonimo, che è San Leonardo da Porto Maurizio ed è stato uno dei più grandi predicatori e diffusori, che è il pio esercizio della Via Crucis, un esercizio santificantissimo, per il quale la Chiesa concede, ricorrendo alle condizioni dell'indulgenza plenaria. È qualcosa di spettacolare e di meraviglioso vivere bene la Via Crucis. Generalmente si va in giro, non in chiesa, si esce nelle città. Si faceva nella mia città di Latina, c'è una bellissima Via Crucis presieduta dal vescovo che percorre tutte quante le strade principali di questa piccola cittadina. A Borgo San Michele, quando ero lì, facevamo la Via Crucis in giro per tutte le altre vie del borgo, molto partecipata. Quest'anno faremo la Via Crucis cittadina per questo paesino medievale, perché è un momento anche di coinvolgimento, cioè di presentazione. Il valore delle processioni, che io purtroppo quando ero giovane, molto più stupido, come molti, un po' troppo frettolosamente fanno oggi, disprezzavo un po', ma il valore della processione non è soltanto, a parte che è un gesto penitenziale, perché tu comunque devi stare in piedi per un'ora, un'oretta e mezza. Adesso quest'anno Pasqua è stata abbastanza alta, quindi non fa tutto questo gran freddo, insomma, ma se è a fine di marzo, a volte i primi d'aprile, fa anche un po' freddino, magari il Venerdì Santo, no? Quindi c'è anche questa piccola... Questo piccolo gesto penitenziale, ma è anche un gesto di testimonianza della fede, no? Cioè tu comunque giri dietro questa croce, fai delle meditazioni, fai dei canti ovviamente adatti, lo Stabat Mater, il canto di San Leonardo da Porto Maurizio, il Purifica, tutte queste cose qui, e dove tu professi il tuo essere amico della croce, la tua gratitudine verso Gesù, ripercorrendo con lui le ore traumatiche, drammatiche, della sua dolorosa passione. Ecco, a questo punto cessano le liturgie fino alla veglia pasquale. Io personalmente, ma credo che ci siano anche altre parrocchie che hanno questa, diciamo, forma proprio di pietà popolare molto, molto per ora, come dire, in qualche modo personalizzata, no? Nel senso, la Via Crucis è diventata una tradizione, diciamo, generalizzata nella Chiesa Cattolica, anche se non liturgicamente obbligatoria. Io per una forma di devozione e di amore personale alla Madonna, il sabato santo, voi sapete che il sabato è il giorno dedicato alla Madonna, dalla Chiesa, questo sì, perché? Perché il sabato è stato il giorno della sofferenza immensa nella fede e composta, però profondissima, di Maria Santissima.
L'unica, e questo appartiene alla tradizione della Chiesa, che ha conservato una fede ferma e ferrea nella risurrezione. L'ha conservata per tutti noi, nonostante che nessuno ci credesse più che Gesù sarebbe risorto. Allora, in questo giorno mi sembra, ecco, una graziosa consuetudine da ritenere, ove possibile, di dedicare un'ora di tempo alla contemplazione della Dolorata. Infine, non parlerò delle messe di resurrezione, ma sabato sera c'è la madre di tutte le veglie, che è la veglia pasquale. E come sapete che il vegliare è tradizione antichissima della Chiesa, e la veglia pasquale è un portento, è una cosa stupendissima, bellissima. Anche la veglia pasquale è divisa in vari momenti, comincia con la benedizione del cero e la liturgia suggestivissima della luce con il canto del pregonio, quindi Cristo, luce del mondo. C'è la lunghissima liturgia della parola, culminante nell'omelia, dove viene ripercorsa tutta la storia della salvezza, dalla creazione fino alla nuova creazione della risurrezione. Poi c'è la bellissima liturgia battesimale, e con la benedizione del fonte, dell'acqua e la rinnovazione solenne delle promesse battesimali, altra cosa stupenda. E poi c'è la liturgia eucaristica, dove si celebra davvero la Pasqua del Signore. Quindi si rinnova di nuovo il sacrificio della croce, nella gioia però del sapere che colui che è morto, che ha sofferto e che è morto per noi, è il risorto, è il vincitore, è il vittorioso. Ecco, è morto per i nostri peccati, scrive San Paolo, e risorto per la giustificazione. Questi sono questi giorni. Io vi prego, perché so che tanti fedeli arrivano a 40, 50, 60 anni, non hanno mai partecipato alla messa in cena Domini, non sono mai andati una volta in cattedrale a vedere la messa crismale, a partecipare alla messa crismale, non sanno neanche cosa sia l'adorazione della croce del Venerdì Santo, non hanno mai partecipato a una veglia pasquale in vita loro. Tutte queste celebrazioni non sono di precetto, ma guardate che tutte queste celebrazioni, messa in cena Domini, alla passione del Signore, via Crucis, hanno tutte quante l'indulgenza plenaria per chi ci partecipa. Dico questa cosa anche perché stiamo nella sezione del ciclo di catechesi dedicata alle preghiere indulgenziate. Queste hanno tutte l'indulgenza plenaria, tutte quante. Quando la Chiesa, ricorderete, concede per una certa cosa l'indulgenza plenaria, fa comprendere la grandezza e l'importanza di questa preghiera, di questa pratica, di questo esercizio. Bene, come vi accennavo, adesso passiamo alle 24 ore della passione di Luisa Piccarreta. Io sinceramente vi faccio una premessa. È proprio dell'amore, figlioli miei cari, voi sapete che noi siamo stati creati da Dio per conoscerlo, anzitutto. Perché se non lo conosci, non lo ami, se non lo ami, non lo servi. Quando mi avvicinai un po' di più al Signore, e soprattutto durante il tempo del seminario, io che vissi il mio rapporto con Gesù, perdonatemi, proprio come un innamoramento. Io ho lasciato la fidanzata con cui sono stato fidanzato per 7 anni, non per una settimana, volevo farmi una famiglia, perché il mio rapporto, la mia vocazione, la storia della mia vocazione è storia di innamoramento di un altro con la A maiuscola. E io ho vissuto sulla mia pelle, che significa che tutte le risorse affettive che prima, come dire, attraeva una creatura, a un certo punto le attrae il creatore. È una cosa, da un lato, bella, dall'altro, guardate ragazzi, io spero sempre che il Signore chiami le persone non fidanzate, perché è sconvolgente, perché tu ti ritrovi davanti questa persona con sommo dispiacere, che fino a ieri hai amato come si ama una donna, pur castamente, certamente, ma che da quel momento gli vuoi un bene infinito, d'accordo, perché comunque non sei un pezzo di ghiaccio, sei condiviso degli anni insieme, ma se pensi, ma me la sposerei, vorrei farci una vita insieme, no. No, perché non vuoi nessun legame con una creatura, perché hai conosciuto quanto è bello il creatore. La mia vocazione è la verità. Poi io sono, mi guardate, la concezione che ho io di me stesso la lascio al nostro Signore, vi assicuro che non è alta, più tempo passa e più bassa diventa. Però che io voglia bene, almeno a modo mio, sicuramente in maniera imperfetta, a Gesù e a Maria, nel mio cuore questo c'è. Ecco. Allora che succede?
Certo, era un innamoramento un pochino infantile, perché io non conoscevo bene Gesù. Allora io ho trascorso il tempo a leggere, ma non letto di tutti i colori, video dei santi, scritti dei santi, racconti della passione. Ho letto la Beata Alexandrina Maria da Costa, ho letto Maria Valtorta, ho letto Teresa Neumann, adesso non mi ricordo manco più, e poi i grandi classici, quindi Santa Margherita Maria da Coque, Santa Veronica Giuliani, i suoi diari, gli scritti di San Giovanni della Croce, di Santa Teresa, San Francesco di San... No, veramente una caterva, d'accordo? Perché io avevo questa cosa nella testa: chi sono i santi? I santi sono gli amici di Dio. E quindi, se io voglio conoscere un po' di più il nostro Signore, devo rivolgermi a loro, che lo conoscono un po' meglio. E quindi, tutte queste letture, ci furono anche delle letture sulla passione di Gesù. Ma quello che io ho visto negli scritti della Piccarreta non li ho trovati da nessuna parte. Perché queste ore della passione sono strutturate così. Anzitutto, c'è sempre, prima di ogni ora, una preghiera di preparazione e una preghiera di ringraziamento. Quindi non è semplicemente, come dire, un documentarti sulle sofferenze di Gesù, ma è un entrarci, quindi è un vivere un momento di preghiera intima, profonda con lui, affettiva. Io vi leggerò poi qualcosa. Quindi si accompagna Gesù in questo tempo e coinvolgendosi in un dialogo, capite? Penetrando nel mistero del suo dolore, non soltanto esterno, ma anche interno, e comprendendone il significato, perché in ogni ora le varie sofferenze di Gesù, anche molto molto brutte, ci sono dei particolari che vi dirò, davvero, tipo quando durante la prigionia a un certo punto lo hanno ricoperto completamente di sputi, e c'è qualcuno che gli ha aperto la bocca per sputargli in bocca più di una volta, capite? Sono cose che noi non immaginiamo, no? Oppure come erano fatte le funi, come erano ste catene che gli avevano segati i polsi, i particolari di quando lo stavano, insomma, malmenando, picchiando, la caduta nel torrente Cedron che gli hanno schiaffato la testa sotto l'acqua, ritirandolo, poi... Cioè, ci sono delle cose veramente sconvolgenti, insomma, no? Il fatto che a volte quando lo colpivano c'era una specie di pugno di ferro in mano, e quindi, oppure che l'incoronazione di spine è stata triplice, gliel'hanno messa la prima volta dopo la flagellazione, poi l'hanno dovuto rispogliare e rivestire prima che gli mettessero la croce sulle spalle, perché si era presentato davanti a Pilato nudo e con questo manto scarlatto addosso, no? Poi ha dovuto riprendere le vesti sue, quindi togli la corona e rimettergliela in una maniera violentissima, fino a fargli penetrare, racconta con dovizia di particolare, le palpebre, gli occhi con le spine, no? È una cosa allucinante. E la terza coronazione, quando poi l'hanno spogliato davanti alla croce e poi lo stavano al crocifisso, e prima di crocifisso gli hanno rimesso un'altra volta questa croce in testa, questa corona di spine in testa, e nuovi tormenti, nuove spine, nuovi buchi, nuove ferite sulle orecchie, sugli occhi, sulle tempie. Questa corona che non era, come risulta dagli studi sindonici, una coroncina, quindi una corona tipo alloro dell'imperatore, ma era un casco di spine. È stata una causa di tormenti inauditi, ecco, per nostro Signore, no? Il peso enorme, insomma, di questa croce che gli ha scavato la piaga sulla spalla destra. Voi sapete, qui c'è una cosa che dovrò anche dire questa sera. Gli studi sindonici continuano a dire, insomma, che Gesù avesse sulle spalle soltanto lo stipes, cioè il palo orizzontale della croce, anche perché a Santa Croce in Gerusalemme hanno ritrovato e custodito lo stipes della croce del buon ladrone, senza nessun dubbio. Ora, però, il problema è che Gesù, mentre che i due ladroni sono stati crocifissi con le corde, come risulta, Gesù è stato crocifisso con i chiodi. Quando faceva una crocifissione con i chiodi, era impossibile avere lo stipes sulle spalle, perché la crocifissione sarebbe stata troppo complicata. Quindi la crocifissione veniva tutta fatta da terra, non prima le mani, poi innalzi sto stipes che non sa manco come fai, capite? Poi gli crocifiggi i piedi che erano già molto alti da terra, no? Tutte le persone che hanno visto, e sono alcuni fior di santi già canonizzati, la passione di Gesù, l'hanno sempre vista con questa croce enorme sulle spalle.
E il fatto che ci abbia la stessa dimensione dello stipes del buon ladrone, cioè 13 centimetri, testimonia che Gesù la portava sulla spalla destra e la portava non come si vede in certe raffigurazioni di taglio, ma la portava come si vede nella Passione di Mel Gibson, quindi in orizzontale sulla schiena. E gli ha scavato una ferita, e questo si vede dalla sindone, lacerante. E profonda circa 2-3 centimetri all'altezza delle scapole posteriori, una cosa allucinante, una sofferenza indicibile. Una croce pesantissima, si dice che questa croce pesasse intorno ai 100 kg, capite? Presa da Gesù in un momento in cui già stava distrutto, ecco, dalle sofferenze della passione. Tutte le cadute si raccontano qui, tutte le botte che ha preso durante le cadute, i momenti in cui è svenuto, in cui non ce la faceva più. E voi sapete che soltanto per la natura divina che aveva, che Gesù ha retto fino a quando ha retto. E studiando bene gli studi sindonici e le cause della morte di Gesù, sapete che Gesù è morto non per soffocamento, come si moriva in croce, ma è morto per infarto. Ma è, e questo si vede dal sangue e dal siero di cui è repertata la sacra sindone, quella concentrazione di sangue e di siero in così grandi quantità intorno alla cassa toracica avviene solo nell'infarto per fissurazione. Fissurazione vuol dire che c'è un buco, c'è uno scoppiamento del cuore. Si apre il cuore. Il grande grido che Gesù dà nei Vangeli. Ma voi sapete che significa questo qui? Che Gesù non è morto per soffocamento, ma è morto perché l'amore che ha animato quel cuore che poi lui fece vedere infiammato e che disse tanto, è stato ancora più grande di tutte le sofferenze che ha avuto e che prima ancora che lo uccidessero tutta quell'immane mole di dolori, che non l'hanno ucciso prima soltanto perché era Dio, l'ha ucciso l'amore, capite? È una cosa impressionante, bellissima. Ecco chi è il nostro Signore, capite? Ecco, percorrere tutte queste ore, con una serie di piccoli particolari che adesso ve le leggerò, tutte e 24 il contenuto, è, io penso, una delle cose più belle e più santificanti. Chiaramente fare le 24 ore della Passione sono lunghissime. Certo, se qualcuno ci avesse un amore così grande e un tempo così grande che comincia alle 5 del giovedì santo e finisce alle 4 del venerdì santo, ecco, si può fare anche così. Io, quando le ho fatte la prima volta, facevo un'ora al giorno. Per fare un'ora della passione ci vogliono circa una decina di minuti, salvo una che è un po' più lunga, che è la terza del Getsemani, che ci vuole una mezz'oretta, e quella, dalla 18ª alla 19ª, di quando Gesù era in croce, che c'è quella lunghissima preghiera riparatrice per la giustizia divina, che ci vuole anche 3/4 d'ora, e se uno va lentamente anche un'ora. Il resto è abbastanza alla portata, quindi uno le può fare una, due, tre al giorno. A volte ci sono alcuni gruppi vicini alla spiritualità di Luisa di Carrete, quindi alla bellissima spiritualità della Divina Volontà, che io sto conoscendo e apprezzando come un tesoro prezioso, che si organizzano e quindi si mettono in 24 persone e cominciano, d'accordo, io faccio la prima, tu la seconda, tu la terza, tu la quarta e poi vanno a giro. Quando ci fossero gruppi di questo genere, è certamente una cosa molto bella. Però ritengo che questo esercizio sia sommamente santificante per chi lo fa e anche sommamente gradito a Gesù. Cioè, è un grande regalo che si fa a Gesù. Perché Gesù, guardate, soffre tuttora adesso. Dico soffre non perché soffre in paradiso, ma certamente qualcosa c'è, dobbiamo dire così secondo il nostro modo di pensare, ma qualcosa certamente c'è, della freddezza e dell'ingratitudine degli uomini. Questo l'ha detto già Santa Margherita Maria della Cocca nel 1600, capite? 671, quando disse: questo è il cuore che ha tanto amato il mondo, ma la gente gliene porta niente. Non riceve altro che ingratitudini, freddezze, indifferenze e oltraggi. Noi non possiamo, figlioli miei cari, trovarci dinanzi allo spettacolo della passione e rimanere come dei beccamorti, come dei baccalà impalati, senza avere nessuna reazione. Reazione almeno di ringraziamento, almeno di lode, almeno di amore nei confronti di Gesù. Perché la passione di Gesù è stata un mare
di amore sofferente, costoso, è sofferto solo per noi e per la nostra salvezza. Allora, queste ore della passione. Allora, ogni ora è strutturata così. Comincia con la preghiera di preparazione, poi c'è la descrizione dell'ora della passione, poi c'è un momento per interiorizzare quell'ora della passione. Si chiama riflessioni e pratiche, cioè cosa mi dice a me, alla mia vita di cristiano, questo che Gesù ha sofferto, cosa mi sollecita, quali atti di virtù mi provoca o quali difetti mi suggerisce di. Ma dico, ma se a Gesù gli sputano in faccia o in bocca e lui continua a guardarli con atto d'amore, dice a un certo punto che piangeva e praticamente faceva fuori uscire gli sputi con le lacrime. E se riapriva gli occhi, guardava quegli animali con sguardo dolce e amorevole. Ritorno a quello che ho detto all'inizio, ma dico, ma di che vogliamo parlare? Cioè, dinanzi a uno spettacolo del genere. Ah, ma mio marito mi tratta male. E allora? Non sto dicendo che ho fatto bene a trattarti male, ma tu come reagisci? Ah, ma il mio datore di lavoro mi mortifica e mi umilia in continuazione. E allora? E allora? Cioè, ragazzi, quando noi moriamo, il nostro Signore ce la presenta la scena della passione sua. E noi che gli andiamo a raccontare? Dico, lui ci dice, figlio mio, a me mi hanno sputato in bocca. Degli sputi fetenti che facevano venire il vomito, d'accordo? Me l'hanno aperta la bocca, spalancata e tenuta aperta per prendere la mira e per riempirmi la bocca di sputi. Io ho offerto quegli sputi al padre per te, d'accordo? Per tutte le volte che usi la bocca malamente tu. E quando ho aperto gli occhi, li ho amati a questi che mi hanno fatto questa cosa. Tu che hai fatto col datore di lavoro tuo? Capite? Io penso che queste considerazioni siano immediatamente auto-evidenti. Non sto dicendo che sia facile, non sto dicendo che sia bello subire un'umiliazione, subire un sopruso o sentirsi maltrattati. Assolutamente non è bello. Ma come reagiamo noi? Capite? Che cosa vuoi fare? Dico, è possibile, alla luce di questa, di questo che sto dicendo, assistere a degli spettacoli come quelli che stiamo vedendo in giro, anche sui social? Io penso di no. Ci ho scritto un articolo sul blog, si chiama Il silenzio sofferente di Gesù. Gesù non ha aperto bocca, non ha detto una parola. È scuola per noi, cioè noi siamo dei combattenti e dei guerrieri, ma altro che in prima linea. Ma noi non siamo dei combattenti e dei guerrieri al modo degli uomini. Non combattiamo né con le armi e né a forza di insulti, di offese. O di ribellioni, o di parolacce, o di parole grosse, assolutamente. Noi combattiamo prendendoci su di noi il male, soffrendo tanto anche e offrendo, pregando, sacrificandoci, facendo penitenza, riparando, essendo santi, testimoniando una grande santità. Io che devo predicare, predicando come si deve predicare. E i laici che devono testimoniare, testimoniando una fedeltà al Vangelo, alla Chiesa e alla dottrina esemplare. E per quanto mi riguarda, e basta! Finito! E io ritengo che se uno medita bene sulla passione di Gesù, a meno che non sia connesso con le antenne cerebrali, perdonatemi, non può giungere a nessun'altra conclusione che questa. Gesù, quando lava i piedi agli apostoli, dice: vi ho dato l'esempio. Perché come ho fatto io, facciate anche voi. Io sono il maestro e il Signore, giusto? Accerto che lo sono. Sono molto più grande di voi. Ma se io ho fatto questo, voi che siete, voi sì che siete schiavi. D'accordo? Ma che dovete fare? Come si fa a fare altro dinanzi a questo? Noi abbiamo questo come Signore, abbiamo questo come Maestro. Non abbiamo il rivoluzionario. Tutte le cretinate che dicono Gesù è rivoluzionario. Ma rivoluzionario di che? Ha portato questa rivoluzione pacifica. Se l'è preso su di sé il male, non l'ha fatto agli altri, neanche con le parole. Ma vi ricordate quando dice ai farisei: avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro contro? Ma l'ha fatto secondo voi? O ha fatto nomi e cognomi di tutti quanti quei farisei che erano degli avanzi di carogne, che era meglio che sarebbe stato a prenderle a schiaffi uno per uno? Ha fatto questo?
A me non risulta. Se qualcuno mi convincerà del contrario, io cambierò subito stile. Ma non mi può convincere del contrario dinanzi a questo spettacolo, capite? Allora, vediamo le ore. Quindi riflessioni e pratiche e poi la preghiera di ringraziamento. Ora, questo è il contenuto delle ore, dalle 5 alle 6 del pomeriggio. Gesù prende congedo da Maria Santissima, una scena bellissima. La benedizione reciproca che si danno questi due cuori che durante la passione vanno all'unisono. Anche quando Maria non c'era materialmente, c'era spiritualmente. La passione di Gesù è stata simultaneamente compassione di Maria. Se c'è una testimonianza a favore della Madonna come corredentrice, capite, è questa racconto di Luisa. Dalle 6 alle 7 del pomeriggio. Gesù si congeda, quindi si separa dalla sua Madre Santissima e si avvia al Cenacolo. Poi, ancora, terza ora dalle 7 alle 8 della sera, bellissima, la cena legale. Quindi comincia prima la cosiddetta Pasqua ebraica. Attenzione, questo anche per correggere alcune visioni un pochino distorte. Gesù non ha istituito l'Eucaristia durante la Pasqua ebraica, come qualcuno va dicendo, io non faccio mai nomi, qualcuno va dicendo e predicando in giro. Ecco, Gesù ha istituito l'Eucaristia dopo la Pasqua ebraica, capite? Novo cedat ritui, scrive San Tommaso d'Aquino, il vecchio rito cede all'antico. Certo che c'è una correlazione, anche tipologica, tra l'agnello pasquale e il divino agnello, ma si tratta di un rito differente, distinto. Infatti, dalle 8 alle 9 c'è la cena eucaristica dopo la cena pasquale, capite? Quindi, in cui Gesù compie due gesti: primo, lava i piedi agli apostoli, e questo fa capire che la lavanda dei piedi è anche immediatamente connessa sia alla purezza necessaria per ricevere l'eucaristia. E qui se qualche parroco è bravo deve fare anche qualche buona predica, nel senso che Gesù è contentissimo di scendere nei cuori dei fedeli, ma i cuori dei fedeli devono essere puri per accedere all'Eucaristia. Non fino al punto di poter essere completamente senza peccati, perché prima di fare la comunione diciamo: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, perché nessuno di noi è degno di fare la comunione. Solo la Madonna può fare la comunione in senso stretto. Però la purezza che si richiede è grande se Gesù lava anche i piedi, no? È un gesto simbolico, perché questo ci fa innanzitutto ricordare che i piedi noi ce li sporchiamo anche senza volerlo, d'accordo? Proprio per la loro struttura, per come sono fatti. Quindi vuol dire che nella nostra anima, sicuramente, quando ci accostiamo all'Eucaristia c'è qualche macchia, anche se io non lo so. E la confessione frequente è caldamente raccomandata per la comunione frequente. E certamente non bisogna accostarsi temerariamente all'Eucaristia, non quando c'è bisogno di lavarsi i piedi, ma quando c'è bisogno, come dice Gesù, di farsi il bagno, d'accordo? Cioè che uno ha commesso un peccato mortale e guai a lui se azzarda a fare la comunione in quelle condizioni, rimettendo un'altra volta in croce il nostro Signore. Dopo, e questo è anche connesso però, perché Gesù contestualmente istituisce l'Eucaristia e il sacerdozio, capito? Eucaristia e sacerdozio, cioè anche chi si accosta all'ordine sacro deve fare molta attenzione. Non ci si accosta all'ordine sacro non avendo una vita, quantomeno intenzione verso la santità. Perché diceva San Bernardo che i sacerdoti, Gesù, le cose piccole dei sacerdoti le considera gravi, non in se stessi, ma per la dignità di coloro che le commettono. Terminata l'Eucaristia, cominciano le 3 ore in cui Gesù stette nell'orto degli ulivi. Sono tre, dalle 9 a mezzanotte. Ecco perché è bene fare la veglia all'altare della Deposizione dalle 9 a mezzanotte. Probabilmente c'è questa antichissima tradizione tramandata, probabilmente in forma orale, no? Ora, ogni ora dell'orto degli ulivi ha una seconda orazione preparatoria, quindi oltre a quella comune a tutte le ore, c'è un'orazione prima di ogni ora di agonia nell'orto e dopo ogni ora di agonia dell'orto, per cui l'ora diventa così: orazione preparatoria generale, orazione preparatoria specifica, lettura dell'ora della passione, riflessioni e pratiche, ringraziamento per la preghiera dell'orto e ringraziamento
per la singola ora e in generale. E in questi momenti è molto bello vedere quanto Gesù abbia pregato, come, la cosa molto bella, l'amore ha fatto vivere realmente a Gesù, attenzione, durante quelle 3 ore, tutta la passione così come sarebbe stata. Dovrei leggervelo tutte e tre, ma è evidentemente impossibile. Questa catechesi ha lo scopo di invogliarvi, le trovate facilmente anche online, le ore della passione, ma è veramente qualcosa di spettacolare, anche quanto Gesù ha pregato, come ha sofferto di ritrovarsi solo in quelle ore, l'abbandono da parte degli apostoli, il fatto che non sono riusciti a vegliare con lui. Poi dalla mezzanotte all'una c'è la cattura di Gesù, quindi l'episodio del tradimento di Giuda. Gesù che comincia a essere legato, incatenato e oggetto dei primi soprusi. È molto bello vedere come Gesù reagisce al tradimento di Giuda in quest'ora. Poi, la nona ora, dall'una alle due di notte, Gesù viene sbalzato da una rupe e lo buttano dentro il torrente del Cedrono. Questo è un particolare di Luisa Piccarreta molto suggestivo, molto bello. Dalle 2 alle 3 di notte ci fu il passaggio da Anna, particolare nominato soltanto dal Vangelo di San Giovanni. Anna era il suocero di Caifa, quindi questo passaggio prima di giungere davanti al Sinedrio. Dalle 3 alle 4 c'è Gesù in casa di Caifa, il rinnegamento di Pietro, dalle 3 alle 4 di notte, e quindi la prima parte del processo religioso, quando Gesù afferma di essere il figlio di Dio e Pietro lo rinnega. Molto bello anche tutto quanto l'episodio del pentimento di Pietro, dello sguardo di Gesù che lo incrocia, eccetera, ma anche della sofferenza di Gesù dinanzi al rinnegamento di Pietro. Poi, dalle 4 alle 5 del mattino, una nuova sconvolgente scena di Gesù in mezzo ai soldati. Se non ricordo male, è qui che si descrive il particolare degli sputi in bocca, di quello che gli hanno fatto quando ormai era diventata una gazzarra assolutamente indegna. Tredicesima ora, dalle 5 alle 6, e Gesù, prigionia di Gesù. L'ora in cui Gesù è stato legato dentro la prigione, se si va a Gerusalemme, in San Pietro in Gallicantu, sotto la casa di Caifa, sembra che l'abbiano proprio identificata qual era il luogo fisico della prigione di Gesù. E la quattordicesima ora, dalle 6 alle 7 del mattino, Gesù torna di nuovo dinanzi a Caifa, c'è la ratifica della condanna religiosa e poi viene condotto da Pilato. E nella quindicesima ora, dalle 7 alle 8 del mattino, avviene l'episodio in cui Gesù viene mandato da Pilato ad Erode nel tentativo di Pilato di sbolognarsi la questione e farla risolvere da questo Re Fantoccio, che era l'empio ancora Erode Antipa. Quindi si vede, bellissima questa scena, Gesù dinanzi a Erode. Nella sedicesima ora, dalle 8 alle 9 del mattino, Gesù viene riportato dinanzi a Pilato, c'è cioè l'episodio in cui viene posposto a Barabba, e allora Pilato ordina scusate, la flagellazione di Gesù. E c'è la descrizione della tremenda flagellazione di Gesù, molto dettagliata, da leggere e meditare. Alle 9, dalle 9 alle 10 del mattino, Gesù subisce la coronazione di spine, viene presentato a Pilato e poi mostrato da Pilato con lecce homo, e poi c'è la condanna a morte. Alle 10 del mattino è il momento in cui Gesù cominciò il suo viaggio verso il Calvario prendendo la croce. Ci sono descritti la seconda incoronazione di spine in questa 18ª ora, l'abbraccio di Gesù alla croce, la salita al Calvario, le cadute di Gesù, l'incontro con la Santissima Madre, viene descritta la piaga profonda nella spalla di Gesù che si forma, l'episodio del Cireneo, la Veronica, l'incontro con le pie donne, la terza caduta, e poi conclude con la spoliazione. È, diciamo, l'ora della Via Crucis. La Via Crucis, secondo Luisa, si è svolta tra le 10 e le 11 del mattino.
Ora, tra le 11 e mezzogiorno avviene la crocifissione, c'è la terza coronazione di spine, susseguente alla spoliazione, e poi c'è la crocifissione tremenda e l'innalzamento di Gesù sulla croce. E poi c'è la lunghissima preghiera, bellissima, con Gesù crocifisso per disarmare la divina giustizia. Quindi questa è la 19ª osa. Ora, nella 20ª ora, e da mezzogiorno all'una, abbiamo la prima ora di agonia sulla croce, ci sono altre 3 ore di agonia come tre furono quelle del Getsemani, no? Dalle 21 alle 24 nel Getsemani, dalle 12 alle 15 sulla croce. Qui si vedono le parole di Gesù. Nella prima ora Gesù tace e pronuncia soltanto la parola Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Anche qui il tempo sta per scadere, mi sono dilungato un po' troppo. Ma molto ci sarebbe da dire sul fatto che la prima parola di Gesù crocifisso è Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, soprattutto vedendo quello che stava succedendo e che viene ampiamente descritto da Luisa. La 21ª ora, dall'1 alle 2 del pomeriggio, contiene la seconda, la terza e la quarta parola di Gesù. Oggi sarai con me in paradiso, la seconda, la terza, donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre, a San Giovanni, e la quarta, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalle 2 alle 3 del pomeriggio c'è la terza ora di agonia con la quinta, la sesta e la settima parola. Ho sete, tutto è consumato, tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito mio. E la morte di Gesù avvenuta esattamente alle 3 del pomeriggio. 23ª ora, dalle 3 alle 4 del pomeriggio, c'è il colpo di lancia. Gesù è trapassato dalla lancia e la deposizione dalla croce. Quindi c'è la scena della dolorata che riceve il corpo di Gesù calato dalla croce. Dalle 4 alle 5 del pomeriggio, sappiamo, ci dicono i Vangeli, sicuramente alle 4 alle 5 del pomeriggio, perché prima che tramontasse il sole, quindi che cominciasse la festa di Pasqua, infatti la sepoltura, come gli studi sindonici dimostrano, fu fatta in fretta e furia, non fu unto con l'olio come era pratica, ed è per questo che poi le pie donne la domenica mattina presto, cioè passata la festa di Pasqua, si recarono al sepolcro con balsami e con oli, perché dovevano fare quello che non ci fu tempo di fare il venerdì, perché urgeva la festa di Pasqua e appena calava il sole non si poteva fare nessun lavoro. Quindi deposto della croce, in fretta e furia l'hanno messo in questo lenzuolo, gli hanno messo sto sudario in faccia e l'hanno deposto nel sepolcro. Si vede qui la sepoltura di Gesù e la desolazione di Maria Santissima, ecco l'episodio con cui si chiudono le 24 ore della Passione, anche questo molto bello, dove si vede la profonda sofferenza di Maria e al tempo stesso la sua unione ferma di fede e di volontà con la volontà di Dio che questo aveva voluto per la redenzione del mondo. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, figlioli miei cari, io vi auguro una santissima prosecuzione di Settimana Santa, una grande Pasqua di Resurrezione. Raccomando di fare anche bene la confessione, specialmente chi ha bisogno di fare una buona confessione, la prepari bene. Alla prossima settimana, ecco, ci troveremo in tempo di Pasqua con un altro argomento che stavolta non vi anticipo. Una santa settimana a tutti, facciamo compagnia a Gesù, coroniamo i suoi altari, partecipiamo se possibile a tutto quello che è possibile partecipare in questi giorni, perché grande è la grazia, grande è la santificazione che verrà data a chi celebra con amore, con fede, partecipazione e devozione questi giorni santissimi della Pasqua. Vi do la mia benedizione e vi saluto. Appuntamento la settimana prossima. Ave Maria.